qui a Venezia c'è una grande occasione. Ho 60 anni e faccio il ministro. Dicono tra i più apprezzati dagli italiani. Ho messo in piedi una grande rivoluzione che è quella del far funzionare la pubblica amministrazione, quasi una cosa impossibile. I risultati si stanno vedendo. Lo faccio per amore, perché non, come dire, dal punto di vista dell'ambizione più di quello che già sto facendo come ministro, però Venezia è una città straordinaria. Venezia ti prende il cuore. Io da veneziano mi sono fatto prendere il cuore da Venezia e pertanto ho accettato la richiesta di Berlusconi che mi ha detto: Renato, provaci, solo tu ce la puoi fare, e ce la stiamo facendo. I sondaggi mi danno nettamente in vantaggio su, stavo per dire, Cacciari, perché l'altro mio interlocutore, avversario, non so come chiamarlo, non lo vedo, non lo sento, non c'è, parla solo Cacciari, che da sindaco uscente potrebbe avere almeno il buon senso, il buon gusto di continuare a fare il sindaco, preparare gli scatoloni e preparare per andarsene, invece no, vuole essere lui. E beh, attenzione caro sindaco Cacciari, ancora per poco, la sconfitta di Orsoni sarà la tua sconfitta, la sconfitta di questi 17 anni di malgoverno della città. Oggi è successa una cosa di grande interesse, un suo assessore, non dei più come dire, limitati, anzi uno dei più importanti assessori dell'amministrazione Cacciari, se n'è andato perché ha detto che preferiva il mio programma a quello di Orsoni. Cacciari pare che abbia urlato, abbia detto di tutto e così via. Sono a pezzi di fronte al loro fallimento, perché innanzitutto devono ringraziare il loro fallimento. Sono a pezzi perché noi abbiamo una coalizione forte che, a partire da noi, dal PDL e la Lega, metterà insieme 6-7 liste, compresa una lista aperta alla società civile, una lista brunetta, e non gli facciamo paura, se la stanno facendo sotto. Gli facciamo paura semplicemente perché loro sono morti e non si accorgono di esserlo. La loro è semplicemente una coalizione di potere, l'ho chiamata una cooperativa di potere, che non ha risolto alcuno dei problemi della città e che vogliono stare insieme, dalla Rifondazione Comunista, ai Verdi, ai centri sociali, al PD, non si sa più cosa sia il PD, ai reduci dell'UDC, non si sa più cosa sia l'UDC che 6 mesi fa ha votato il candidato nostro e della Lega in provincia di Venezia e oggi va dall'altra parte, va con i centri sociali, benissimo, auguri all'UDC di Bergamo. Questa cozzaglia, questa cooperativa di potere non ha più nulla da dire a questa città, anzi, dovrebbero nascondersi per il male che hanno fatto a questa città, indecisi a tutto, hanno bloccato il tutto. Qui vedete, si pone una semplice scelta tra chi vuole cambiare e portare Venezia dal declino alla crescita, tra chi vuole cambiare e chi invece vuole far rivivere questa città. Io, assieme a tutti i veneziani di buona volontà, voglio far rivivere questa città. Voglio portare nuovi abitanti, nuovi veneziani, nuovi posti di lavoro. Voglio creare le infrastrutture. Basta con il petrolio in laguna, basta con la chimica inquinante e pericolosa, sia le bonifiche a Porto Marghera, sia le infrastrutture, sia la sublagunare, sia il quadrante di Tessera, sia il rinnovo urbano della città. Il rinnovo urbano della città per cambiare la città, per cambiare Marghera, per cambiare la terraferma, per cambiare Mestre, per cambiare le isole, per cambiare il centro storico, che Venezia torni ad essere una città forte, ricca, gentile, accogliente, capace di parlare al mondo, attraverso la sua cultura, attraverso i suoi monumenti, attraverso la sua capacità di accogliere tanti turisti, tanti buoni turisti. Ecco, questa è la mia Venezia, la nostra Venezia, le tante Venezie che ci sono.
questo è il mio programma, lo avete, lo potete trovare, è stato stampato. Dall'altra parte non c'è nulla, non c'è nulla semplicemente non perché non sanno scrivere, ma perché non riescono a scrivere nulla, perché uno blocca l'altro con veti. I Verdi bloccano le opere, bloccano le infrastrutture, e i sindacati bloccano le ristrutturazioni. E questa è una, quella degli avversari, è una coalizione indecisa a tutto, che produce, riproduce il declino. Io voglio una città ricca, una città accogliente, una città capace di produrre posti di lavoro, di produrre benessere, una città amica degli anziani, una città capace di dare un futuro ai giovani, alle nuove famiglie. Voglio vendere, far riscattare tutte le case pubbliche a chi le abita. Sono 10.000 case a Venezia, tra ater e case comunali, occupate dai loro inquilini da tanti anni, che vorrebbero comprarsele, vorrebbero riscattarsele, e queste amministrazioni non le hanno mai volute vendere. Io voglio vendere tutto e con il ricavato fare nuove politiche per la casa, nuove politiche sociali per la casa, per le giovani coppie, per chi ne ha veramente bisogno. Ecco, il programma dice tante, tante, tante di queste cose con grande coerenza, con grande precisione. 25 miliardi di euro, 10 anni di investimenti, 50.000 nuovi posti di lavoro, 100.000 abitanti in più a Venezia, centro storico e isole, e a Mestre. Ecco, questa è la mia grande Venezia. Una Venezia capace di guardare al mondo, una Venezia baricentro tra est, ovest, nord e sud, una Venezia capace di essere ancora il faro della civiltà, come lo era. E a simbolo di tutto questo io voglio riportare la sede della casa comunale, la sede dell'amministrazione comunale, il consiglio comunale, lo voglio riportare simbolicamente a Palazzo Ducale. Come a Roma è in Campidoglio, come a Firenze è nel Palazzo della Signoria, così io voglio riportare il governo della città a Palazzo Ducale. Ecco, questo è il mio programma, la nostra squadra, le nostre liste, la nostra volontà. Tutto questo però non avrebbe alcun senso se non ci fosse il dialogo, la presenza, il voto dei cittadini. Noi ci rivolgiamo pertanto ai cittadini, a tutti, ai cittadini di buona volontà, ai veneziani di buona volontà, ai mestrini di buona volontà, agli abitanti della città di terra, agli abitanti della città d'acqua, per dire: avete la possibilità di scegliere il vostro futuro, il futuro dei vostri figli, passare dal declino alla crescita, passare da una storia che avete già visto, da un film che avete già visto, almeno negli ultimi 18 anni, che è stato un film dell'orrore, a una nuova storia, a una nuova capacità di essere nel Veneto, nel Nord-Est, in Europa. La mia Venezia è questa.